Il rafforzamento delle competenze del personale rappresenta un fattore centrale per l'amministrazione. Ne determina infatti la capacità di risposta alle richieste di servizi dei cittadini ed è chiave di successo nell'attuazione delle politiche di coesione e sviluppo. È il percorso intrapreso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana in collaborazione con il progetto Nuovi Percorsi, gestito da Formez PA. Dell'ultima programmazione è stata stipulata una convenzione con il Formez che si chiama Nuovi Percorsi e che comprende una serie di attività che sono state progettate, ideate e per la maggior parte realizzate per rafforzare la capacità dell'amministrazione, quindi la capacità di dare risposta ai cittadini essenzialmente, che è il nostro fine. Un percorso che richiede la capacità di individuare le competenze da rafforzare, trasversali e specialistiche, e gli attori da coinvolgere. Scegliere le metodologie più efficaci per coniugare i bisogni di un apprendimento teorico-pratico e le esigenze organizzative dell'amministrazione. Una serie di interventi di carattere trasversale, rivolti quindi a competenze più generali che hanno riguardato la nuova normativa sulla privacy e sulla tutela dei dati personali, sia di una serie di approfondimenti e di tematiche più specialistiche come quelle degli aiuti di Stato, del controllo e gestione dei fondi comunitari o degli appalti. Corsi che si sono caratterizzati per lo svolgimento di molti seminari con un approccio quindi più pratico, che è quello fondamentale per una formazione che non si limita all'esposizione di teoria. Il punto di debolezza maggiore si è rivelato nella selezione dei partecipanti, nel senso che non sempre, soprattutto all'inizio, ma è un tema forse comune a tutte le amministrazioni, c'è stata una selezione sempre congrua con le attività che si vanno a svolgere. Ovviamente anche questo è un punto di debolezza che però ci ha aiutato a migliorare la selezione dei dipendenti per fare in modo che la formazione fosse e diventasse sempre di più un vero investimento per l'amministrazione. In tutto questo abbiamo poi realizzato un'azione veramente trasversalissima che ha riguardato quasi tutti i dipendenti, circa 9.000 dipendenti, che era finalizzata alla progressione economica orizzontale attraverso la predisposizione di manuali veramente sui temi basilari dell'azione amministrativa, dal procedimento all'assetto organizzativo dell'amministrazione, e manuali che sono stati posti a disposizione di tutti i dipendenti, la cui crescita è stata testata attraverso un programma, un sistema disponibile in ambiente web. L'utilizzo delle tecnologie digitali si rivela un fattore strategico per la selezione di metodi formativi innovativi in grado di favorire lo sviluppo delle competenze e la gestione della conoscenza, coniugando i bisogni di un apprendimento teorico e pratico e le esigenze organizzative dell'amministrazione in termini di tempi, risorse e soggetti da coinvolgere. Il passaggio dovuto all'emergenza Covid ad una formazione da remoto è stato all'inizio un punto di debolezza, da cui però si è saputo trarre un punto di forza attraverso appunto questa spinta forzata verso l'utilizzo di modelli che non erano noti in ambito regionale. Inoltre sono stati sperimentati dei nuovi sistemi formativi, sono state costituite quelle che chiamiamo comunità di rete, cioè i dipendenti interessati da alcuni dalla formazione più specialistica hanno la possibilità di interloquire tra di loro in un ambiente attraverso una comunità virtuale, che è stato uno strumento molto interessante per confrontarsi su alcune criticità che riguardano procedimenti comuni in più dipartimenti. Dal mio punto di vista, la comunità appalti è certamente una visione contemporanea di pubblica amministrazione. La compresenza da una parte di un supporto giuridico autorevole e dall'altra di dipendenti con i propri dubbi e le proprie incertezze trovano nella comunità un luogo virtuale di incontro e di interscambio delle informazioni, un valore aggiunto a supporto dell'attività lavorativa di ognuno di noi, parallelamente alla necessità di formazione professionale permanente. Le potenzialità della comunità sono sicuramente alte. Tutti noi che facciamo parte, diciamo, di questa comunità e che quindi facciamo lavoro in diversi dipartimenti della regione, ci ritroviamo spesso ad affrontare problematiche simili
lo scambio anche delle esperienze individuali, uno può avere un problema anche di tipo, soprattutto di tipo pratico, non sa come affrontarlo, oppure ha sempre qualche dubbio, si può confrontare con tutti gli altri. Gli interventi sono stati veramente significativi perché hanno riguardato tra attività trasversali specialistiche circa 4.000, un po' più di 4.300 dipendenti. Certamente cominciamo a vedere i risultati di questa formazione nel senso di crescita di competenze, di maggiore consapevolezza del proprio ruolo anche nello svolgimento di un'attività, cosa che reputo molto importante. Intanto appunto la maggiore autonomia diversi funzionari nello svolgimento di attività in campi, e mi riferisco ancora una volta come quello degli appalti, in cui non è semplice districarsi tra norme e orientamenti giurisprudenziali che mutano e si sovrappongono. Un altro punto di debolezza probabilmente dovuto all'interruzione o comunque alla riprogettazione dovuta al Covid è stato che non si sono ancora rafforzati i nuclei di formatori interni. Questo invece deve diventare un punto di forza delle ulteriori attività perché vorremmo utilizzare tutte le attività formative per avere poi delle piccole cellule interne che sappiano diffondere ai colleghi anche le conoscenze acquisite. Proprio per non disperdere l'esperienza e tutti i punti di forza di cui parlavo prima. In particolare darei continuità allo strumento delle comunità di rete, a questi gruppi di dipendenti che, formati soprattutto in settori specialistici, continuano a confrontarsi su quei temi, nei quali la normativa si evolve più rapidamente. Cito ancora gli appalti perché è uno dei settori che più spesso sono critici, per la speditezza dell'azione amministrativa. L'attività è promossa dal Dipartimento della Formazione Professionale della Regione Siciliana e finanziata dal PO FSE 2014-2020.